lacrime sospese per ora alle liste di proscrizione, oppure ci aspettiamo altri nomi, magari anche il mio nei prossimi giorni? Non so. No, assolutamente non ci sono liste di proscrizione. Questa è una buona notizia. Giusto per chiarire, si tratta semplicemente del voler affermare una situazione, voler diciamo evidenziare una situazione di fatto di cui noi siamo stati in particolare vittima in questo periodo. C'è stata un'informazione su di noi falsata. Nel particolare caso che è stato evidenziato della giornalista Oppo da Beppe Grillo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, ma mesi addietro, quindi prima ancora dell'ultimo periodo, in cui delle falsità scritte su di me, addirittura aveva scritto questa persona che io avrei detto da ampi virgolettati, quindi presi, che non ho mai trovato questi ampi virgolettati tra l'altro, quindi prese da informazioni frammentarie, via le donne e i poveri dalla politica. Cioè questa una cosa che non sta né in cielo né in terra, e su quel titolo ha fondato una proscrizione, anche quella, cioè lei ha attribuito una proscrizione, cioè, una cosa veramente vergognosa. Io non ho voluto a quel tempo fare una querela come mi era stato suggerito dal mio avvocato, perché ritenevo di non voler fare un'azione forte, anche forte un po' della posizione che avevo in quel periodo di capogruppo, perché mi sembrava eccessivo. Però forse a un certo punto bisogna entrare dirompenti con certi temi. Però l'indice, le foto più o meno segnaletiche evocano scenari, per esempio chi si accusa di essere fondamentalmente un movimento di destra, addirittura di estrema destra, è chiaro che no, stuzzica la fantasia una cosa del genere. Quelli di adesso sinistra ci dicono di essere di destra, quelli di destra e di sinistra, insomma alla fine qui confermiamo l'ipotesi che non siamo. Senta, è tanto che non sento parlare del dissenso interno ai 5 Stelle, diciamo, a un certo punto se ne parlava ogni giorno, adesso perché la maggioranza è stabile non se ma ne parla più. No, non è solo quello, il dissenso interno non è un dissenso sui temi, sulle questioni, è un dissenso meramente solitamente organizzativo, solitamente su scelte. Non esistenziale. No, assolutamente, siamo tutti, allora tutti condividiamo perfettamente il non appoggio a questo governo. Condividiamo i temi che portiamo avanti, quindi non c'è mai stato un dissenso sui temi o sulle questioni, più che altro su scelte metodologiche, è lì, ma ci sta tutto, ci mancherebbe. Quindi il non appoggio lo condividete con questo movimento cosiddetto dei forconi, che poi ha visto innestarsi probabilmente altre realtà, no? Fino a quanto siete, diciamo, vicini, contigui, in concorrenza con quello che sta succedendo nelle strade, nelle piazze d'Italia? Guardi, osserviamo questo movimento di cittadini, che alla fine sono sempre cittadini che stanno manifestando per diciamo, affermare una loro posizione. Probabilmente lo stanno facendo con metodi non sempre diciamo, corretti, come quelli che abbiamo utilizzato noi. In alcuni casi ci sono stati anche probabilmente degli inserimenti di alcune frange di cui non condividiamo assolutamente né il pensiero né i metodi, però osserviamo comunque e ascoltiamo queste situazioni. Io personalmente posso dirle che a Brescia, nella mia città, mi sono trovato con la macchina coinvolto, diciamo, nella manifestazione che hanno svolto, a differenza di tanti altri che strombazzavano e cercavano di deviare eccetera, mi sono accodato, unito a loro. Diciamo, mi sono accodato nel tratto di strada, perché rallentavano in maniera civile senza bloccare il traffico, con dei cartelli hanno rallentato il traffico per un tratto di circa 500 metri, un chilometro, e poi deviavano, lasciavano defluire. Quindi è stato questa cosa ha portato chi passava da quel tratto, un tratto fondamentale, a cercare di capire che c'è un disagio da ascoltare. Lasciavano volantini, informavano eccetera, quindi diciamo che non è tutto quello, non è neanche, anche lì non è, non si può concentrare su due o tre episodi che sono avvenuti in due o tre città e magari sporadici, con situazioni anche abbastanza singolari sul quale stiamo cercando di capire quali sono poi state le cause, per indicare che anche tutto questo movimento ha una matrice violenta, come qualcuno vuole addebitare a loro. Senta, scontata, diciamo, anche dopo le schermaglie in aula, la sfiducia, la non fiducia del governo Letta, la vostra non fiducia, però c'è un argomento, le riforme istituzionali, ma anche la riforma della legge elettorale, su cui poi su certe cose si può trovare una convergenza. Ma voi siete disposti a lavorare su queste cose?
Ora noi governo. Da mesi che lavoriamo su queste cose, nel senso che le nostre proposte no, però in modo poi da trovare delle maggioranze che guardi, possono... io non credo che in questo momento il paese abbia bisogno di politici che lavorino sulle riforme istituzionali. In questo momento il paese ha bisogno di politici che lavorino su due cose: aiutare chi non ce la fa arrivare a fine mese, è il famoso nessuno deve rimanere indietro, che ieri ha ripreso anche Enrico Letta, vedo ci ha copiato lo slogan della campagna elettorale, sul quale però noi abbiamo fondato anche tutta l'attività comune, il nessuno deve rimanere indietro. Non è proprio così, perché non era diciamo una delle priorità. Per noi era una priorità in campagna elettorale, è una priorità nell'attività politica che facciamo tutti i giorni. Noi cerchiamo sempre di portare avanti quell'idea del reddito di cittadinanza, che per noi è fondamentale per far sì che questo paese o si salva tutto o non si salva. Cioè, non possiamo pensare che qualcuno salvi. E le Fassina allora vi disse che erano dei conti ma Fassina, guardi, io Fassina andrei a riprendere una sua intervista Porta a Porta in cui dichiarò un anno e mezzo fa circa che secondo lui la soluzione per la crisi era versare un punto percentuale del PIL nel dare 1000 euro al mese ai giovani tra i 18 e i 25 anni disoccupati. Mi ricordo un po' qualcosa che poi un po' stiamo dicendo anche noi, però forse era un altro periodo. E poi le piccole e medie imprese, bisogna fare degli interventi seri in quel senso, proposte concrete che aiuti, e neanche più la pubblica amministrazione, quello è stato allora, una quello cosa non seria. È stato, sì, ma non è stato infatti il decreto del governo Letta, anche questo è un altro mito da sfatare. Quello è il governo Monti che dava seguito a delle norme che già prendevano origine addirittura dal governo Berlusconi. Poi sono arrivati i soldi che non fanno male. Sì, diciamo. Comunque capisce che il decreto è stato fatto durante il Presidente del Consiglio Monti, sulla quale noi abbiamo votato a favore all'unanimità e abbiamo contribuito anche a migliorare quel tipo di provvedimento. Cioè, abbiamo collaborato, quindi la dimostrazione è che quando ci sono degli interventi non mirati a fare fuffa, come possono essere gli scambi sulle questioni istituzionali, legge elettorale e altro, noi siamo pronti a collaborare fattivamente. Grazie, mi ero portato l'armatura ma non è servita. Non c'è bisogno, siamo persone abbastanza civili. Buona giornata.